Siamo a Cannes a celebrare il cinema. Tom Hanks ha appena raccontato in retroscena della sua magnifica interpretazione in Elvis di Baz Luhrmann, dove interpreta il colonnello Tom Parker, uno strano mefistofelico burattinaio che era l'agente di Elvis e che praticamente gli ha rubato un sacco di soldi nella sua carriera. Interpretazione meravigliosa perché completamente trasformato da come siamo abituati a vedere Tom Hanks, però accadono anche delle cose nella vita reale. E oggi, mentre siamo usciti da una proiezione di un film in concorso, tutte le agenzie battevano la notizia che è morto Ray Liotta. Ray Liotta, protagonista di Goodfellas, Quei bravi ragazzi di Martin Scorsese, è morto nel sonno a 67 anni, quindi giovanissimo, sul set di un film che stava interpretando, quindi niente faceva presagire una malattia o un imminente guaio fisico, stava per sposarsi. Insomma, tutto questo sembra una sceneggiatura tragica che non avremmo voluto mai conoscere. Muore Ray Liotta, che in Quei bravi ragazzi di Martin Scorsese era il protagonista, e molto, secondo me, del fascino, della bellezza di quel film, tra i molti bellissimi di Martin Scorsese, si deve anche alla sua presenza adolescenziale, naif, da gangster quasi ingenuo, che vive mille impicci sentimentali, che non è mai capace di dominare la propria vita e che è a suo modo molto leale. Un gangster simpatico, un bravo ragazzo, e marchio di fabbrica di Goodfellas di Scorsese, che uscì nel 90, ma anche altri film lo vedono protagonista. C'è Hannibal, il secondo episodio, se vogliamo, della saga di Hannibal Lecter, quello diretto da Ridley Scott nel 2001, in cui c'è almeno una scena memorabile con lui, Ray Liotta, a cena con Hannibal Lecter, e poi l'inquadratura si sposta e va a rivelare un dettaglio assolutamente geniale e terribile, che riguarda proprio Ray Liotta, che è a cena con Hannibal, ma è anche, come dire, la pietanza della cena stessa. E una scena che non dimenticheremo, così come è indimenticabile un ruolo interpretato da pochissimo tempo nel film Scene da un matrimonio di Noam Baumbach, che è stato mostrato alla Mostra del Cinema di Venezia di un paio di anni fa e che poi è nel catalogo di Netflix, con Adam Driver e Scarlett Johansson, e lui è l'avvocato terribile, lo squalo, quello spietato, l'avvocato divorzista che si mangia un sacco di soldi, che tende a mostrare Scarlett Johansson come alcolizzata perché ha bevuto qualche bicchiere di troppo, insomma, feroce, un personaggio brillante, divertentissimo, interpretato con una lucidità senza pari, che dimostra quanto fosse ancora in grandissima forma. Per quello che mi riguarda personalmente, la scomparsa di Ray Liotta è un dolore ancora più grande, perché proprio con lui protagonista è il primo film che ho recensito per La Nazione, qualcosa di travolgente, che era anche il suo esordio praticamente, lui con Melanie Griffith sulle strade d'America, fuggiaschi, facevano l'amore, poi una storia di gangster un po' sciagurati. Mi ricordo poco del film, mi ricordo la sua presenza, lui ancora praticamente un ragazzo, Melanie Griffith bellissima, e poi un ragazzo, ahimè, ero anch'io. E fu il primo film che recensii, lo guardai due volte perché volevo essere sicuro di quello che avevo capito. Probabilmente non avevo capito niente, come molte altre volte. Un saluto affettuoso a Ray Liotta.